Immaginate un luogo dove specie animali e vegetali, provenienti da continenti diversi, si sono incontrate. Dove vivono creature che non esistono in alcun altro luogo del pianeta. Dove tra l'abbraccio di due oceani sorgono alcune tra le più belle barriere coralline di tutta la Terra. Komodo e le sue isole adiacenti sono parco marino dal 1980 e patrimonio UNESCO dal 1986. Salpiamo con un veliero sulle tracce della mitica linea di Wallace. Nel XIX secolo, Alfred Russel Wallace tracciò l'omonima linea, una divisione tra specie animali e vegetali, riscontrabili nell'area australiana e indomalese. Komodo sorge nell'area chiamata Wallacea. Racchiusa tra Oceano Indiano e Pacifico, è un corridoio naturale per specie provenienti da continenti diversi. Un elevato numero di specie endemiche, l'elevata biodiversità e circa il 15% delle barriere coralline di tutto il pianeta caratterizzano questa zona. Aggirandosi tra le brulle isole, appare evidente l'origine vulcanica di Komodo. Questo è il regno del drago di Komodo. Un rettile enorme, di cui si ignorava l'esistenza fino al 1911. Può raggiungere i 3 metri di lunghezza e i 130 kg di peso. Carnivoro e molto aggressivo, la sua saliva mortale è capace di uccidere prede delle dimensioni di un bue. Le isole sono lambite da 5 differenti correnti oceaniche. Questo spiega l'incredibile quantità e varietà di vita marina. Nella parte più a nord, le correnti marine sono più calde. La temperatura dell'acqua si aggira sui 28 gradi. Immergersi in queste acque riserva molte sorprese. I giardini di corallo di Komodo crescono fino a raggiungere la superficie. Tra i meandri di corallo volteggiano pesci dalle livree sgargianti. Le bolle che salgono dall'arena sono la testimonianza dell'attuale attività vulcanica. La sabbia vulcanica e i coralli multicolore creano un contrasto inconsueto. Guardando più con attenzione, scopriamo nell'intricato dedalo di coralli creature bizzarre e affascinanti. Molti di questi animali non sono più grandi di pochi centimetri. Scivolando più in profondità, nell'abbraccio della corrente, ci imbattiamo in grandi banchi di pesce e percepiamo chiaramente la ricchezza e l'impeto di queste acque. Una manciata di chilometri separano il sud e il nord di Komodo.
la parte più a sud è lambita da correnti più fredde. In queste acque la temperatura si abbassa fino a 22 gradi. Il colore smeraldo e la torbidità contraddistinguono queste acque. Le mante, con la loro enorme bocca, filtrano l'acqua alla ricerca del minuscolo plancton. Il fondale sembra la tavolozza di un pittore impazzito. Le specie bentoniche che vivono attaccate al fondo, nutrendosi delle particelle in sospensione, hanno una quantità e varietà impressionante. Quando scende la notte, le acque di Komodo indossano la loro veste più sgargiante. È questo il momento migliore per osservare i bellissimi pesci, che intorpiditi si lasciano facilmente avvicinare. I crostacei escono dalle loro tane per nutrirsi. Gli strani animali della sabbia hanno fatto del mimetismo la loro arte di sopravvivenza. Tra questi tramonti infuocati termina il nostro viaggio. Komodo ci ha svelato solo uno dei suoi segreti. Ci ha mostrato come in un'area di piccole dimensioni sia possibile imbattersi in ambienti marini tanto diversi. Esiste forse una sorta di piccola linea di Wallace che divide in due Komodo? Non abbiamo una risposta certa, ma sappiamo solo che Wallacea ha in serbo molte altre sorprese.